Al centro sportivo Luigi Meroni di Ripi va in scena la terza giornata del campionato nazionale Under 18 tra Frosinone e Cagliari. I padroni di casa che arrivano dalla sconfitta sul campo della Fiorentina per 4-1, gli ospiti invece che hanno riposato nell'ultimo turno. L'ultima partita è stata proprio contro i Viola. In questo caso però i sardi sono usciti vittoriosi per 2-1. Passiamo dunque alle formazioni per i padroni di casa. Un 4-3-1-2 che nel secondo tempo si tramuterà in 3-5-2, confermato in porta il 2008 Giora. La coppia d'attacco composta da Salvador e Coiro. Alle loro spalle il capitano centra. Anche il mister Claudio Bellucci sceglie il 4-3-1-2. La coppia d'attacco 3P e Saba, supportata dal numero 10 Grandu. In campo anche i due 2005, Collu in difesa e Serra. Partita molto accesa sin dai primi minuti di gioco. Calcio di punizione sulla tre quarti. Lo batte Serra che va in mezzo da 3P che colpisce di testa. Palla alta di un soffio sopra la traversa di Giora. Ma all'ottavo minuto la partita la sblocca il Frosinone. La situazione di rimessa laterale sulla tre quarti di gioco. Buona la sponda di Centra. Pallone che arriva dalle parti di Salvador che serve un assist perfetto per Di Francesco che incrocia all'angolino e porta in vantaggio i suoi compagni, segnando il suo primo gol in questo campionato. Ma il Cagliari reagisce alla grande, trovando il gol del pareggio. Piseddu sulla fascia, serve il numero 4 Serra che di prima mette in mezzo questo pallone per 3P che la pizzica quel tanto che basta per farla entrare in porta. Giora non può nulla, il francese trova il suo primo gol in campionato e porta il risultato sull'1-1. Da questo calcio di punizione per il Frosinone nasce incredibilmente il secondo gol del Cagliari. Palla spazzata via, Giora che era rimasto nella propria metà campo ci mette la testa 3P, palla che finisce sui piedi di Lai che a porta vuota non può sbagliare. Risultato ribaltato così, 2-1 per i sardi. Ma non finisce qui, perché il Cagliari trova la terza rete di questo primo tempo. Riceve a sproni, scambia con 3P, un 1-2 perfetto il numero 7. Trova così il suo secondo gol in questo campionato. Altri 3 gol subiti in 45 minuti per il Frosinone, come contro la Fiorentina. Nella seconda metà di gioco il Frosinone prova a riaprire la partita, cerca di reagire nel migliore dei modi. Questo calcio d'angolo, la sponda di Rizzo di tacco sul secondo palo, arriva Silvestri che calcia bene, ma non riesce a trovare l'angolo alto nella porta di Sarno. Ma nel momento migliore del Frosinone arriva il 4-1 che stende definitivamente i padroni di casa. Grandu, ottimo spunto in velocità, brucia tutti e segna il gol che chiude la partita. Il numero 10 trova la sua prima rete in campionato con un gol bellissimo. Gialloblu non ci stanno, vogliono lo stesso trovare il gol del 4-2. Fioretta recupera palla e apre splendidamente dalle parti di Coiro che mette una palla bellissima in mezzo per Centra che manca l'appuntamento con il pallone. E allora i sardi provano a segnare il gol del 5-1 con 3P che arriva di potenza, di velocità, ma viene fermato da De Maria. Saba prova il tap in vincente, ma Giora ci mette il piede facendo un vero e proprio miracolo. Altra azione pericolosa per il Cagliari, ancora 3P che riesce a sfondare sulla fascia sinistra, mette in mezzo per Saba, Stano ci mette il corpo, palla che arriva dalle parti di Lai, tira di collo esterno vicinissimo al palo della porta di Giora. L'ultima occasione della partita è di Russo che batte questo calcio di punizione, colpisce in pieno il palo, vicinissimo al gol il numero 16 rosso-blu. Partita che si conclude sul risultato di 4-1 per il Cagliari, grazie alle reti di 3P, Asproni, Lai e Grandu. Per il Frosinone invece solo il gol di Di Francesco.